Buongiorno ragazze, mi sono letteralmente appena svegliata. Ecco perché, mamma mia, io quando inizio i vlog ho sempre delle facce terribili. Ma non scherzo quando vi dico che mi sono appena svegliata, nel senso che letteralmente mi sono appena svegliata. Non so che cosa farò oggi, sinceramente. Tomas è andato a Monza per una visita con il medico chirurgo, perché finalmente sembra che abbiamo trovato una alternativa per il suo ginocchio, quindi sembra proprio che con questa operazione starà molto molto meglio. È una mini protesi, quindi si chiama protesi monocompartimentale, che lo aiuterà a camminare meglio, ma soprattutto ad avere meno dolore o niente. Speriamo che appunto non ci sia dolore. Ci ha detto il medico, che poi è il primario del reparto di ortopedia all'ospedale di Monza. Siamo molto molto fiduciosi, siamo molto contenti, perché in realtà appunto non avevamo alternative fino adesso, e sembrava veramente che non ci fosse praticamente nulla da fare per questo suo ginocchio che continuava a fargli male, e invece adesso sembra proprio che ci sia questa opportunità di questa mini protesi. Quindi sono lui molto felice, io sono molto felice, quindi sì. E l'operazione tra l'altro la farà anche molto molto presto, perché l'11 luglio lo ricoverano, il 12 luglio poi lo operano, poi dovrà rimanere lì per 16 giorni, il che mi rende un po' triste, anzi molto triste, perché non ci siamo mai separati io e Tomas per 16 giorni, cioè non ci siamo mai separati, se non forse per qualche giorno, se magari io dovevo tornare ad Amsterdam quando vivevo ancora lì, oppure se appunto vado qualche giorno via per lavoro. Però 16 giorni per noi è tanto tanto tanto, non ci siamo mai separati per così tanto tempo. Sono un po' triste perché mi mancherà tantissimo in quel periodo, e tutti saranno tipo andati via dalla città e io invece sarò qua da sola. Non ha importanza, anzi sto pensando di, visto che comunque sono qua da sola e io non posso andare a vivere in ospedale dove sarà lui, e, perché appunto dopo l'operazione gli fanno tutta la riabilitazione eccetera eccetera, e penso che andrò una settimana da De Melza, lì posso comunque filmare, posso caricare video, possiamo filmare assieme piuttosto che stare qui a casa da sola. Comunque vedremo. Io in realtà poi il 16, come ben sapete, devo anche andare all'ospedale a togliere quel neo, quindi diciamo che tutto in quei giorni, purtroppo, invece di organizzare una vacanza, praticamente questo è quello che sta succedendo. Però appunto quello che dobbiamo fare facciamo, insomma, per la salute. E poi in realtà dovevamo andare a Los Angeles proprio in quei giorni lì, però adesso è venuto fuori che io ho questa cosa del neo, Tomas ha l'operazione al ginocchio, quindi insomma Los Angeles mi sa che salta, e o comunque rimando. Peccato, perché riuscivo a combinare per il Beautycon, ci sono andata a Los Angeles quante volte? 3-4 volte, quindi insomma era carino tornarci, però e poi avevo un sacco di altre cose da incastrare in quel periodo, però vabbè, fa niente. Insomma, sono comunque molto molto felice che per Tomas ci sia questa nuova opportunità. Per il suo ginocchio sono davvero molto molto contenta, e questo è quello che conta. Appunto, non so che cosa farò oggi, perché ho un sacco di lavoro al computer. Tra l'altro ho già programmato il video per le 17:30 oggi. Ho un sacco di lavoro al computer, tante 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 email, perché essendo stata via da De Melza qualche giorno, ho un sacco di lavoro arretrato, però ho tante email da fare, ho tante email a cui rispondere. E poi filmerò anche, oltre a questo vlog oggi, filmo anche un altro video per Foreo, vi faccio vedere UFO, il nuovo prodotto, vi spiego come funziona, che cos'è eccetera. Ho ricevuto un sacco di richieste, quindi sono contenta di poter fare un video e spiegarvi tutto quanto, e basta sostanzialmente. Dovevo tornare, mi dispiace un sacco, mi sento un sacco in colpa, perché la scorsa settimana ho caricato video solo lunedì, martedì, e poi vi ho lasciato senza video mercoledì, giovedì, venerdì. Mi dispiace tanto. In realtà avevo degli altri video pronti, ma uno non sono riuscita ad editarlo, e l'altro necessitava di alcune modifiche, e anche lì non sono riuscita a farle mentre ero via. E poi però speravo di tornare in tempo per poter caricare qualche video nel weekend. Il fatto è che stavo tornando, stavo per andare in aeroporto, e visto che il mio volo vedevo già da casa sull'app di EasyJet, ho visto che il volo era
aveva 2 ore di ritardo, poco meno di 2 ore di ritardo. Io poi ho chiamato il servizio di navetta che mi avrebbe aspettato poi all'aeroporto per portarmi a Trieste, e gli ho chiesto: vabbè, ma mi aspettate? Nel senso, perché il mio volo ha quasi 2 ore di ritardo. E mi hanno detto no, veramente no, quella è l'ultima navetta della giornata, a mezzanotte e mezza. E se non riesci a prenderla quella navetta, praticamente noi non ti possiamo aspettare, e poi possiamo offrirtene una la mattina dopo. Il fatto che, cioè, io non potevo rimanere all'1 di notte da sola all'aeroporto di Venezia, e quindi alla fine non sono partita. Il giorno dopo non c'erano voli, e quindi poi sono tornata a casa domenica mattina prestissimo con un volo assurdo. Mi sono tipo svegliata alle 4:30 e poi ho volato a Ljubljana, che è la capitale slovena, ma per noi è più vicina rispetto all'aeroporto di Venezia, perché da Trieste l'aeroporto di Venezia è 1:30, l'aeroporto di Ljubljana sono 45 minuti, quindi per noi è più semplice, più veloce atterrare in Slovenia, paradossalmente. Però in realtà, appunto, sì, sono atterrata lì, sono tornata a casa però 2 giorni dopo quello che avevo inizialmente previsto. Tra l'altro, vabbè, EasyJet, non mi sto trovando bene con EasyJet, perché l'ultima volta mi hanno cancellato un volo, mi hanno lasciato lì in aeroporto di notte, non sapevo come tornare a casa, ho chiesto alla hostess, mi ha detto: guarda, prendi un taxi che ti porti a casa e poi noi te lo rimborsiamo. L'ho chiesto 2 volte, ma sicuro? Cioè, sicuro? Ma garantito di sì, e poi è venuto fuori che loro mi rimborsano solo tipo una piccola parte del costo del viaggio. Quindi grazie EasyJet, grazie, perché le assistenti di volo, le hostess di terra, non so come si chiamano, sono anche molto informate su come funzionano le vostre policy, perché insomma non lo sono affatto, e non mi sono trovata proprio bene, ecco, diciamo. Ho speso un sacco di soldi quando mi hanno cancellato il volo, e me ne vedo rimborsare praticamente un quarto, quindi sì, insomma, questo è quanto. Un piccolo rant su EasyJet. Comunque sì, volevo aggiornarvi sulla situation. Sono tutti in vacanza in questo periodo, e noi invece, cavolo, però questa è la vita reale, questi sono i vlog veri, mi piace farvi vedere come davvero la vita, come vanno davvero le nostre giornate, senza fingere e magari far, non lo so, far video strafighi in posti strafighi. E, beh, succede anche quello, però mi piace anche farvi vedere come vanno le nostre giornate e come la vita di tutti i giorni, normale anche per noi. Quindi questo è quanto. Spero poi in agosto invece di riuscire ad andare da qualche parte, anzi sicuramente. E poi il 26 di agosto è il nostro primo anniversario, che non ci posso credere, non so ancora cosa faremo. Ho chiesto a Tomas più volte se si è già organizzato, ogni volta mi dice no, quindi qualcosa deve fare, cioè non me ne frega niente, deve organizzare qualcosa di figo. Comunque questo è quanto. Io adesso andrò a prepararmi, perché vado a filmare, appunto, oltre questo video ne filmerò un altro oggi, e basta, questo è quanto, e aspetto che Tomas torni a casa. Se riesco e non finisco tardi con il filming, vado anche intanto a fare la spesa, perché abbiamo di nuovo il frigo vuoto, ahimè, e in estate devo sempre avere un po' di frutta e fare i miei milkshake, e basta, insomma, volevo condividere questo piccolo momento di gioia con voi, perché sono felice che appunto per il ginocchio di Tomas ci sia qualcosa da fare, e sì, siamo contenti. Non so come sarà questa inquadratura, mi sto truccando, in realtà ho già fatto la base ed ho usato, vi faccio vedere anche quello che ho usato, perché aiuto, qui ho veramente un casino, ragazzi, mi dispiace, è tutto incasinatissimo, devo pulire e mettere a posto questo cassetto. Comunque ho utilizzato come base il Born This Way fondotinta di Too Faced, che purtroppo sto finendo. Poi, ah sì, e prima ho applicato il primer, questo è quello di Make Up Forever, ed è un primer idratante, non uso più praticamente primer opacizzanti o matte, perché da quando ho fatto il peeling al viso praticamente non ho più la pelle lucida, è una figata, spero duri tanto, 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 se non altro almeno fino all'estate, poi, cioè fino alla fine dell'estate. Poi ho utilizzato, allora, Cipria, ho utilizzato questa di Marc Jacobs, questa è la Finish Line, colore Invisible, e poi il correttore è questo, che è di Lancome, e da quando ho ricevuto questo correttore è diventato praticamente il mio preferito, ed è il Efficerns Long Tenue,
Comunque non so pronunciare, quindi. Però mi piace che abbia fattore protezione 30 ed è, secondo me, è fantastico fantastico come correttore. E poi ho utilizzato la Palette Naked Ultimate Basics di Urban Decay, che è veramente disastrata, me ne rendo conto, ma lo uso tantissimo, ragazzi, che cosa ci devo fare? E poi adesso invece passerò a eyeliner, che sarà, penso, la mia solita matita Urban Decay 24/7 Glide On Pen Eye Pencil in colore Perversion, e poi mascara, uno dei preferiti di sempre ormai, è arrivato veramente in vetta a tutte le mie classifiche di mascara, il Bad Girl Bang di Benefit. È una figata questo mascara perché mi allunga talmente tanto le ciglia che mi toccano praticamente il sopracciglio, quindi a volte qua sotto mi ritrovo i puntini neri del mascara, che è una cosa che ti succede, appunto, mi succede solo con i mascara che mi allungano tantissimo le ciglia. E per non avere questi puntini neri devo stare attenta, metto un po' più di cipria o di ombretto beige, comunque color carne sotto il sopracciglio, in modo che appunto non lasci il segno il mascara, ma è una figata. E penso il mascara che mi allunga più le ciglia di tutte è proprio lui. E poi c'è anche però il Better Than Sex, che forse mi fa un po' più volume, sì, forse un po' più volumizzante, ma questi due messi assieme sono il mascara migliore al mondo. Cioè, prima una passata di Better Than Sex, poi il Bad Girl Bang di Benefit sono comunque i miei top due mascara. Mi piace molto anche quello di Lancôme, però, e questa base di Givenchy anche pazzesca, è veramente veramente pazzesca, soprattutto per il volume. E poi niente, ho usato il balsamo labbra di EOS per idratare le labbra. E basta, e poi userò questo prodotto. Anche qui, da quando ho filmato il video con Lancôme, ho veramente scoperto un sacco di prodotti che mi piacciono e che adesso sono entrati nella mia routine quotidiana. Uno di questi è proprio il Brow Densify, ed è un prodotto che va a trasformare, cioè si trasforma da prodotto in polvere, diventa un prodotto in crema. È molto naturale, molto semplice da usare, non lascia i tratti che lasciano le matite sulle sopracciglia, quindi mi piace molto. E basta, quindi completiamo il look. Dopodiché devo andare a fare delle cosine in centro e niente di che, proprio. Ah, guardate il gatto Denver là dietro. Garulemer? Ah, è in fase sonnellino pomeridiano. Garulemer? No, niente, niente. Ok, proprio sono serio. Quindi vado a fare qualche cosina in centro, poi andrò a fare la spesa. Insomma, una giornata proprio molto molto tipica. E poi appunto aspetto che torni Tomas da Monza. Spero che abbia voglia di andare a cena, perché mi piacerebbe uscire a cena a festeggiare il fatto che appunto abbiamo trovato questa soluzione per il suo ginocchio. E basta, questo è il programma di oggi. E poi invece, quando torno a casa, filmerò il video che alla fine ho deciso di non filmare oggi il video per UFO, ma filmerò un altro video per Natura Verde Bio con tutti i loro prodotti skincare, eccetera. In tantissimi mi avete chiesto, tra l'altro, di questo brand, perché è bio, ha tutto ingredienti certificati biologici, e cercherò magari di parlarvene di più nel video, appunto, che farò. Quindi basta, questo è quanto, finisco di truccarmi. In realtà ho rovinato un po' il trucco, perché stavo ascoltando le canzoni di Vasco mentre mi truccavo, e ogni volta che ascolto Sally è stupendo, io piango, cioè non so perché, ma mi escono proprio le lacrime e non riesco a cantarla perché tipo, mi fermo per piangere, boh, non lo so perché. È una cosa che mi succede, tra l'altro, solo con le canzoni di Vasco, non mi succede con nessun altro cantante, gruppo, nessuno, solo con le canzoni di Vasco. Quindi sì, cercherò di rimediare al trucco un po' rovinato. Ho preso anche i miei integratori quotidiani per i capelli, questi sono di Fito, sono quelli che sto prendendo da un po', quindi li conoscete, ma li sto per finire, nel senso che ho ancora due capsule e quindi sono a posto anche solo ancora per domani, e vi dico che ho visto tanta tanta differenza, perché da quando lo uso ho smesso di perdere capelli. Io non so se sia stata la terapia all'ossigeno, ragazzi, non so cosa dirvi, però non perdo più capelli, ce ne perdo veramente tre quando mi spazzolo e lavo i capelli, ma niente niente in confronto a prima. Quindi secondo me questo più la terapia dell'ossigeno ha fatto miracoli. Ecco, questo è quanto. Adesso finisco di truccarmi e vado. Tornata a casa e mi aspetta sempre davanti alla porta Gato Denver. Non so come tu faccia ad essere sempre qua pronto, sempre pronto quando arrivo per le coccole. Mamma mia, Gato Denver.
Allora, ho preso qualcosina al supermercato, non tantissimo, ma adesso metteremo via la spesa assieme. Devo dire che oggi ho usato, sì, ve l'ho detto, il fondotinta Born This Way, ma secondo me può essere che in estate sia un pochino troppo coprente, non lo so. Forse non mi aspettavo facesse così caldo, perché ieri faceva freddissimo, però secondo me è un po' troppo forte per l'estate, non lo so, voi che cosa ne dite. Comunque, sì, tra un po' dovrebbe tornare Tomar, sono molto contenta perché anche lui è contento di andare a cena, quindi ho detto sì, andiamo, e quindi andiamo a cena. Ho trovato un ristorantino in cui non siamo mai stati, vicino al mare, che secondo me potrebbe essere carino, però non so come vestirmi, perché adesso sono abbastanza sportiva, ma non so se vestirmi un po' più elegante oppure no, però è un ristorante che fa pesce, quindi andremo a mangiare pesce e poi magari a mangiare un gelato, sono contenta. Allora, vediamo un po' cosa ho preso. Ho preso le crostatine all'albicocca. Mi sa che, so che a Tomas piacciono molto le crostatine, ma non mi ricordo mai quale gusto, però a me piacciono tutte. Ed è un sacco che non le prendiamo, quindi ho preso queste. Poi sono corsa nel supermercato, tipo con il cestino, tipo prelevavo roba e sono uscita in un lampo, quindi ho fatto tipo velocissimo. E poi ho preso le orecchiette. E poi ho preso, tra l'altro sono le preferite di Tomas e sono anche tra le mie preferite. Poi pan bauletto bianco. Poi ho preso il petto di pollo a fette, che mi piace sempre per un pranzo veloce. Poi il tonno, perché la fissa di Tomas per la pasta al tonno non è ancora finita. Che cosa c'è? Che cosa c'è? Carino. Tutto bianco. Guarda, hai già svuotato il Cat Activity, gatto Denver. Hai già svuotato il Cat Activity, gatto Denver. Mamma mia. Ma sì, sei tutto bianco. Per farvi un'idea di come sia la vita, quando sono a casa con gatto Denver che miagola costantemente se io non lo guardo. Ok, facciamo una prova. Se lo ignoro completamente, lui continua a miagolare e a piangere all'infinito. Non sto scherzando. E continuo così all'infinito. Gatto Denver, scusa, non posso farti soffrire così tanto. Senta le coccole, ma come si fa? Ma perché mi ignori? Gatto Denver. Sei il mio angioletto? Sei la mia nuvoletta? Tutta bianca? Sì, tu sei il mio angioletto. Sei il gattino più bello di tutto il mondo. Tutto il mondo! La gatta Stellina è la gatta più bella, tu sei gattino. Mi permetti di ritornare alla spesa? Mi permetti di ritornare? Mamma mia, guarda che culetto! E la gatta ovviamente mangia. Allora, poi torniamo a quello che ho preso. Poi ho preso la valeriana. E poi ho preso i pomodorini. E poi ho preso il primo cocomero di quest'anno, ragazzi. Io non sono brava, non so mai come devo fare per riconoscere se è buono oppure no. Magari datemi dei consigli se ne avete per me. Alcuni so che tipo li mettono così e ci battono sopra, praticamente ci bussano sopra, ma io non ho mai capito che cosa bisogna sentire. Comunque questo sì, è un mini cocomero. Sì, sono curiosa di vedere se sarà buono o no, perché a volte a inizio stagione non sono buonissimi. Poi ho preso un litro di latte e poi la mozzarella, ragazzi, e questo è quanto. Adesso metto via tutta la spesa e poi vedo se cambiarmi oppure no. Ah, un'altra cosa ho preso in realtà, le pesche! Ho già aperto il cestino perché voglio mangiarne subito una. Amo le pesche! Siamo qui a cena, ovvero stiamo per andare a provare per la prima volta questo, e in realtà è un ostello, però dovrebbe esserci un ristorante sulla terrazza e che dovrebbe essere molto carino, si mangia pesce eccetera, e questa è la vista in questo momento, ragazzi. Guardate, perché ti nascondi tu, pupetto? Ostello Targesta. Sì, che bello, andiamo a cena in un ostello. No, però sinceramente il ristorante dovrebbe essere, guarda, andiamo a vedere.
la terrazza, menù, antipasti, insalatina di polpo, carpaccio di melanzane. Secondo me c'è un sacco di roba buona, spaghetti con le vongole, spaghetti allo scoglio. Spero che ci sia posto, la terrazza dovrebbe essere lì. Ed è bellissimo perché c'è questo stupendo panorama. Volevo dire patatone. Il stupendo panorama è lui. E sì, però è bellissimo qua perché siamo sul mare. E là, là dietro c'è il castello di Miramare, che adesso non si vede perché è nascosto, però sta proprio là dietro. E quindi sì, andiamo, proviamo. Andiamo. Stiamo aspettando che si liberi un posto. È molto carina questa terrazza e la vista è davvero stupenda, stupenda. Ma abbiamo il nostro momento quark, perché Tomas ci racconterà tutta la... cioè, ci racconterà quali alberi ci sono e ci racconterà tutte le caratteristiche. Vai. Aspetta, devo lanciare la musichetta di Quark. 3, 2, 1, musichetta di Quark. Vai. Intanto non so tutte queste cose. Sai tutto, mi hai appena detto che questo è... Vai. Questo dietro di te qua è un tiglio. Un tiglio. Anche molto bello, molto grosso e molto, molto... imponente. Imponente, sì. Poi invece lì avanti dove c'è il soffio del persone. E quello là dietro cos'è? Un castano? Questo è un castagno, sì. Un castagno? E non so se è un castagno o un ippocastano. Ippocastano? Non si dice ippocastano? Vabbè, ippocastano. Sono ignorante, scusa. Questo è un ippocastano, mi pare. Poi questo vialetto? Questa arrampicanti? Questa roba qua, sì. Questa roba qua, questo non fa tanto da quark. Non mi ricordo come si chiama questo tipo di... E vabbè, scusa, ma che Piero Angela sei, non ti ricordi? Se... Vabbè, dai, non è importante. Glicinio. Glicinio? Glicine. Glicine. Glicinio? Magari anche giusto, che ne so. E invece gli alberi laggiù? Non so questo del glitch, non so se... Ok, questa ragazzi facciamo finta che l'abbiamo tagliata. Ci sono una serie di cipressi, sono classici. Cipressi, ok. Ah, quelli là, sì. Quelli dei cimiteri sostanzialmente. Ah, ok. Ah, ok, scusa. Poi invece quelli sono molto belli, sono le querce sempre verdi, sono quelle verdi scure. Sempre verdi? Hanno sempre le foglie su. Sì. Sono mediterranee. Querce mediterranea. E sia in inverno che in estate si vedono le foglie? Sì, hanno sempre le foglie su. Ok. E sono anche quelli degli alberi molto, molto grossi, imponenti, come vedi. Sì. È bello che abbiano costruito la terrazza tutto attorno agli alberi, no? Sì. È carino. E vabbè. Io poi, super. Poi, diciamo, sì, scusa. Qua. Mi scusi Piero Angela. È che, sì? È che hanno messo, perché qua abbiamo tanta pietra qua, soprattutto calcare. Sì. E praticamente tutti questi muri, ma anche sotto le pietre, sono tutte di calcare, quindi sotto il mare. Ah, dici gli scogli? Sì, gli scogli sono tutti di calcare. Sì. E poi anche qua queste rondaie, cioè questi muretti, sono tutti di pietra. Grazie Piero Angela per questa fantastica descrizione. No, non ho fatto... Non sei stato tanto... Non sono stato preciso, però almeno quelli che sanno. E quelli che non sanno, peggio per loro. Sfigati! Ok, facciamo brindisi. Cin! Tomas brinda sempre con la Fanta o con un analcolico. Cin, io ho preso il prosecco. Ci siamo seduti, finalmente abbiamo trovato un tavolo perché non abbiamo prenotato ed è tutto strapieno, nonostante sia lunedì, non si aspettavano neanche loro, però sono contenta, abbiamo trovato un tavolo e adesso stiamo guardando il menù, stiamo guardando che cosa prendere. Hai già un'idea? No. No? Zero? Quella Maria da griglia? Io penso che devo prendere un risotto. Risotto? Che risotto? Io ho il risotto. Ma non hanno il risotto? Infatti. Come l'hai infatti? Non c'è, forse è il primo del giorno, il risotto, non lo so. Comunque questo ristorante, ragazzi, si chiama La Terrazza dell'Ostello e ci piace per adesso, ovviamente dobbiamo ancora assaggiare, però ci piace. E io penso di prendere i bigoli con le vongole, ma chiederò anche qual è il primo del giorno. Anche tu?
E poi penso l'orata con le patate. Neanche i calamari fritti però sono buonissimi. I sardoni. E invece il rombo, è buono il rombo? Meglio dell'orata. Il rombo. Anch'io. E poi i dolci sono fatti da loro. Ma vabbè, noi volevamo andare a prendere il gelato dopo. Quindi sì, penso di aver deciso. Bigoli con le vongole e orata ai ferri con le patate. Cavolo, devo dire che le porzioni qua non scherzano. Sono arrivati i nostri bigoli con le vongole. Cosa ti sembra? Grazie. Pane. Miam. Sembra deliziosa. Dopo cena, gelato, sempre stessa gelateria, si chiama Zampolli, che è la nostra preferita. Io ho preso senza nome 1, senza nome 2, che è un misto tipo di Nutella, cioccolata bianca, panna, insomma, sono gusti i più buoni secondo me. Assaggiare un momento questo. Buonissimo. Tomas come sempre ha preso variegato Nutella e biscotto. Com'è? Il top. Il top. Siamo tornati a casa e mentre Tomas è andato a farsi la doccia e poi Vananna, io invece vado a filmare, poi ho deciso appunto di non fare il video su UFO oggi, ma farò un video per Natura Verde Bio, perché devo struccarmi nel video, cioè ho pensato di fare un video con mentre mi strucco eccetera, e quindi ho pensato che insomma, ma perché mi impapero sempre quando parlo? Che cos'ho? E praticamente ho pensato di struccarmi appunto adesso, visto che siamo stati fuori casa, mi sembra il momento adatto per sembrare un ananas. Comunque, questo è quanto e adesso ho già acceso tutte le luci. Wow! Luce fortissima quando si entra nel mio studio. Sono 3 le luci che uso e sono pronta per filmare. Accappatoio, dischetti di cotone, fascetta per i capelli e sono pronta per un get unready with me. Bene ragazzi, ho finito il montaggio del video che ho filmato poco fa questa sera quando siamo tornati a casa. Qua vicino a me c'è un Gatorlemer. Sei un Gatorlemer? Sei un Gatorlemer? Oddio, Gatorlemer. Sei tutto bianco e sono un poco arancione. Non posso parlare con voi. C'è qualcuno che mi osserva e mi chiama. Che cosa c'è? Oh, tutto bianco. Sì, sono un po' come grigione. Oddio. Mio piccolo gattino. Sei la mia nuvoletta. Comunque, stavo dicendo, se il gatto Demer mi permette di parlare. Ma guardatelo. Tomas è andato a nanna, è stato un po' triste così, non lo so, perché oggi ho scoperto che comunque saremo lontani per 17 giorni e la cosa mi rattrista molto. In realtà sono felice perché spero davvero che con questa operazione Tomas possa risolvere per sempre questo problema al ginocchio che gli fa male e quindi in realtà sono molto felice, però sono un poco triste perché non vedrò Tomas appunto per 17, 16 più insomma il giorno per ricovero, insomma 17 giorni e noi non ci siamo mai separati per così tanto tempo, quindi sono un po' triste. Comunque, Gatorlemer mi aiuta sempre. Sì, lo so, tu sei tutto mio. Sì, tutto mio. Quando finirò, adesso quando finirà l'encoding di questo video, inizierò il montaggio del videoblog. E volevo ringraziarvi perché ho letto i commenti che mi avete lasciato sotto il vlog che ho caricato oggi e tantissimi mi avete detto di non preoccuparmi per il fatto del neo, mi avete mandato un sacco di messaggi in cui mi incoraggiate, mi date tanta forza, quindi vi ringrazio tanto. Sarà anche un po' difficile perché in quei giorni purtroppo Tomas sarà in ospedale per l'operazione, sarà a Monza, quindi è molto lontano, altrimenti io andrei a trovarlo, vado a Trieste, sono praticamente quasi 5 ore calcolando un paio di fermate, quindi è molto lontano e non potrò
altrimenti ci andrei ogni giorno, ma ovviamente non è fattibile, e quindi non potrò starmi vicino quando vado a togliere il neo, quindi anche questo mi dispiace, perché sì, e basta, questo è quanto. Un video un po' così oggi, un po' felice ma a tratti un po' non triste, ma come dire, un po' malinconico. Però niente, questo è quanto. Volevo tanto ringraziarvi per i commenti bellissimi che mi avete scritto. Mi avete incoraggiato tanto, quindi continuate a farlo se avete storie, se vi siete mai tolti un neo, qualcuno si è tolto un neo, insomma, che conoscete, fatemi sapere com'è andata la cicatrice, com'è andato tutto quanto, perché mi interessa davvero molto. E niente, questo è quanto. Bacio grande mia family, sia da me che da Gatto Denver, che sta qua, che fissa il divano, non so perché ogni tanto si mette in queste posizioni, che vabbè, Gatto Denver, vabbè, e anche da Gatta Stellina, che in realtà sta là e fa la nanna. Quindi bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, vi voglio bene mio family, ciao.